Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto all'arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, dado vegetale bimbi, prezzemolo, burro, succo d'arancia, vino bianco, riso tipo carnaroli, pepe, sale, olio, scalogno, parmigiano e la buccia di arancia. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il parmigiano e una parte delle scorzette dell'arancia e andiamo a tritarle per 10 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte il trito del parmigiano. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e il resto delle scorze dell'arancia e le tritiamo per 5 secondi a velocità 7. Un po' sul fondo del boccale adesso aggiungiamo l'olio e insaporiamo per 3 minuti. Gradi, velocità 1. Adesso aggiungere il riso e mantecare senza misurino e tostare, scusate, senza il misurino per 2 minuti, gradi, antiorario, velocità 1. Riuniamo un po' sul fondo. Versiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare sempre senza il misurino, 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il succo d'arancia e sfumare per altri 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungere il sale, il pepe, un cucchiaino di dado bimbi, l'acqua, e a questo punto un passaggio molto importante: con la spatola andiamo a girare a fondo il riso per evitare che si attacchi sul fondo del boccale durante la cottura.
Adesso facciamo cuocere sempre senza il misurino per il tempo indicato sulla confezione del riso, nel nostro caso 12 minuti. Gradi antiorario, velocità soft. Al posto del misurino andremo a posizionare il cestello. Adesso aggiungiamo il burro. La parte del parmigiano che avevamo precedentemente grattugiato assieme alle gocce dell'arancia. Adesso con la spatola andiamo a mescolarlo per bene. Il nostro risotto è pronto, andiamo a impiattare. Andiamo a posizionare un piatto con l'aiuto di un coppapasta. Andiamo a prendere un po' del nostro risotto, lo andiamo a posizionare schiacciandolo sul fondo. Aggiungiamo un'arancia tagliata a tre quarti come decorazione, delle foglioline di prezzemolo. Abbiamo delle zeste di arancia, il parmigiano che avevamo grattugiato assieme alle bucce dell'arancia. Andiamo a togliere il nostro coppapasta. Le scorzette dell'arancia, il parmigiano aromatizzato all'arancia. Andiamo a decorare un po' il piatto e con un'arancia andiamo a grattugiare una parte della buccia. Sempre per decorare. Il nostro piatto è pronto. Risotto all'arancia. Grazie e alla prossima ricetta.